Sì, da come hanno fatto capire il direttivo del Comitato Premo il Centro, sembra che ci sia stato lo zampino di qualcuno per evitare numerose presenze. Ma indipendentemente da questo, penso che sia sufficiente quello che traspare dai giornali e dai social network, dove presidenti di associazioni, piuttosto che commercianti, esercenti, operatori turistici, continuano a lamentarsi della moria che c'è oggi a Fano. Che cosa servirebbe così, qualche spunto di riflessione per ridare impulso al centro? Sicuramente non è eliminando tutti gli eventi e bloccando manifestazioni, soprattutto dando fastidio all'operato dei commercianti e dei bagnini che comunque cercano di adoperarsi per portare gente e sopperire le mancanze dell'amministrazione con piccoli eventi. Sicuramente un aiuto da parte dell'amministrazione sarebbe più che utile. Una cosa molto importante, visto che comunque non si può andare avanti con questo clima di distruzione totale da parte dell'amministrazione, l'appello va a tutte le forze di centrodestra che tornino a collaborare, comunque a ragionare, a fare un tavolo insieme e poter fare veramente opposizione per combattere questa sinistra che sta immobilizzando la città e la sta rendendo morta.